Cari amici, siamo qui con altri tre grandi amici, tre grandi mattatori: Gennaro, Rossella e Carmine. Allora, mattatori. Mattatori. Ma non è cioè... sono matti, non li vogliamo. Cioè, esatto. Guardali. No, non giudare. Esatto, questa volta non lo dico il cognome, così siamo a posto. Allora, ragazzi, stessa domanda anche a voi: prime impressioni dopo questa grandissima. Questi grandissimi tre giorni di spettacolo. Vai Gennaro. Ragazzi, non potete immaginare la gioia, la grande gioia che ho provato stasera nel vedere, sia stasera, ieri sera e l'altro ieri sera, la sala pienissima. Ormai abbiamo un pubblico che ci segue non solo a Saviano, a Nola, abbiamo un pubblico anche oltre la provincia, andiamo anche fuori, andiamo su Salerno e ci seguono dappertutto, ci aspettano con ansia. La commedia è andata al di là delle nostre più rosee previsioni, aspettative. È stata per noi una grande... sapevamo che era bella, però sai, quando noi proviamo per quattro mesi e mezzo, poi a un certo punto ci avviene la suefazione, no? Non riusciamo a capire se la cosa è eclatata, va bene, poi il riscontro col pubblico è quello lì, è la prova del 9 e questo ci dà un'enorme soddisfazione. Grazie, io voglio, in qualità di presidente dei mattatori, voglio ringraziare tutti i ragazzi, tutti, i soci fondatori. Tutte le persone e gli attori che sono intervenuti successivamente, ormai siamo arrivati a 25, hai visto? Siamo 25 persone che stanno arrivando. E poi un messaggio importante, oltre ai messaggi che mandiamo anche attraverso la commedia. Noi, la nostra associazione, se avete visto, gli anziani, chiamiamoli anziani, siamo in tre. Io, Tommaso e Maria Luisa. Io pensavo che sulle tirare a mezzo, invece? No. Siamo in tre e poi abbiamo tutti i giovani. Da 30 anni a scendere fino a Mirko che ne ha 10 e sono tutti giovani che stanno con noi e se stanno con noi fanno teatro e fanno cultura, sicuramente non prendono una cattiva strada e questo è un messaggio che voglio lanciare a tutti i giovani, fare teatro è una cosa bellissima, grazie. Rossella. Beh, penso che già abbia detto tutto il presidente, posso solo limitarmi a dire che è una grande soddisfazione recitare a questo livello con Tomas Mugnano perché è una persona grande e quindi speriamo di aver lasciato un messaggio con questa commedia come ogni anno lui ha lasciato sempre. Ogni anno ha sempre trattato tematiche importanti e quest'anno è una di quelle che comunque colpisce un po' a tutti. Beh, e non sarà l'ultima? Non sarà l'ultima sicuramente. Come già ci ha anticipato, l'anno prossimo ci sarà nuovo musical che faremo. Quindi sicuramente ogni anno miglioriamo sempre di più e questo grazie a Tomas. Ma questo anche grazie a voi perché cioè, sicuramente. E il buon Carmine, via. Sì, no, io mi riallaccio con quello che diceva Rossella, l'ho sempre detto più volte ma lo ribadisco, lavorare con Tomas è davvero straordinario, una persona squisita e poi devo dire che anche ancora una volta ha superato se stesso anche quest'anno, è un nuovo lavoro insomma e che dire, quest'anno ma mi sarà assegnato un ruolo. Che lui è il bello della compagnia? Tutti spasimano per lui. Ma si comporta anche da bello, cioè fa il... Meglio un Camillo tutto riuscito via. Esatto. No, volevo dire un'altra cosa, ci è aggiunto anche la New End. È vero, la New End. Avilio, che viene dal Teatro Totò, ecco. Che dire, è stata bella perché sono le prime testate sono state bellissime, un'emozione sempre ogni Ma l'esperienza ogni volta. Con i mattatori vogliamo sapere. Sono state 6 mesi di prove dure perché venire alle 9:15, subire comunque... Subire è meraviglioso, è meraviglioso. Presidenti cazzetoni. Subire i cazzetoni, tra virgolette, è stato comunque faticoso. Però è stata una bella esperienza, insegnativa. Ragazzi, veramente grazie. Me lo auguro, voglio dire, anche perché l'avete dimostrato ancora una volta per 3 sere di seguito. Volevo fare un saluto a laboriosi.it perché ci seguono in ogni nostra rappresentazione. Vi ringrazio di cuore, siete grandi, bravi. Grazie a voi, grazie davvero. Ciao ragazzi, ciao.